No, non crea difficoltà perché in pratica la rifinitura l'abbiamo fatta in palestra, quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto nel corso della settimana. È convocato? Come sta? Se è convocato sta bene, io mica posso andare indietro a tutto quello che scrivete o quello che dite. Voi sapete sempre tutto, vi arrampicate sui muri e tutto, oggi no però. Oggi c'erano le mani aggrappate. Lo gestirò come penserò questa sera, parlando con lui, come al solito. Già ho parlato con lui e poi deciderò. Avanti alla pari. È la squadra che è in forma. È la squadra che è in forma, è la squadra che vuol far bene. Sa delle difficoltà che abbiamo domenica dopo domenica, però è importante calarsi, appunto, partita dopo partita, nelle difficoltà che una partita ti fa presentare, ti prospetta, e domani ce ne avremo diverse, perché questo Palermo è molto bravo. Sì, La grande voglia. Francesco vuole sempre giocare, e sono i giocatori più a rischio questi per un allenatore, perché poi ci devi stare molto attento, perché ci sono dei giocatori che riescono a dirti esattamente no, sto bene o sto male. E lui invece mette ogni volta il suo cuore, il suo essere capitano, il suo voler dare l'apporto alla squadra al di sopra di ogni cosa. E questo a lui non va bene, insomma, per cui sarà l'allenatore sempre a decidere come e quando. Che è Totti e le radio parlano, i giornali scrivono perché è Totti. Un altro nome non scriverebbe perché non fa appeal, non fa vendere, non fa interessare, non fa sentire la radio, per cui è una cosa normale e il ragazzo ci è abituato. Come procede il recupero di Luca Toni? Ci Bene, sono delle bene. previsioni sul rientro? Si Io può ipotizzare? finché non viene con me ad iniziare un lavoro con la squadra, proprio neanche. So che sta facendo bene, so che sta seguendo tutto il suo percorso, sta bene, tra virgolette, e poi vediamo, insomma, e comincerò a pensare a lui e a poter dire avrà bisogno di 10 giorni, 15 giorni di allenamento, 7 giorni, non lo so, quando lo vedrò e in che condizioni starà, insomma. Il ragazzo è molto molto fiducioso e molto positivo e questo è importante. Quanto sarebbe disposto lei a puntare su una Roma campione d'Italia sapendo che uno dei maggiori bookmakers la dà a 22, paga 22 volte la posta? Ma non lo so, io non ho fatto mai la schedina, per cui figuriamoci se vado a fare le scommesse. Scommettete voi, devono scommettere i nostri tifosi, noi dobbiamo lavorare.